Scapari è riuscita a giocarsi fino a tre quarti, diciamo, di partita. Poi, come ha detto anche Gandini, probabilmente la stanchezza del viaggio e qualche rotazione in meno ha fatto la differenza. Allora, innanzitutto è normale fare i complimenti alla Fortitudo perché sapevamo benissimo che incontravamo la squadra più forte di questo campionato. Fianco a me, secondo me, c'è l'allenatore più forte, anche se io sono di parte perché sono un grande stimatore di Matteo, però secondo me lui è molto. Ha grandi meriti per quello che sta facendo a Bologna, non da quest'anno. Lui ha rivoluzionato totalmente la filosofia e la struttura della squadra e credo che comunque i risultati sono sempre alti. Sono primi in classifica in un girone bello tosto e quindi il fatto di incontrare comunque la squadra più forte è anche motivo di crederci perché ci credevamo a questa partita, credo che abbiamo dato tanto dal punto di vista dell'energia. Abbiamo fatto una buona pallacanestro per 33-34 minuti, li abbiamo attaccati dove volevamo. Inizialmente, no, onestamente, non ci aspettavamo il fatto che loro andassero a raddoppiare in post basso, abbiamo cambiato qualche spaziatura. E li abbiamo puniti perimetralmente, credo che nella prima parte sia Jefferson ma soprattutto Mollura abbiano fatto anche dei canestri anche molto importanti con un coefficiente di difficoltà anche elevato. Nel terzo quarto e nel quarto quarto loro naturalmente hanno alzato l'intensità difensiva, la loro fisicità, l'abbiamo subita perché l'abbiamo subita e negli ultimi minuti comunque abbiamo fatto tanta fatica nell'esecuzione, abbiamo affrettato dei tiri. Concesso a loro dei contropiedi anche facili e credo che comunque i tiri di Amici in alcuni momenti e Cinciarini e McKennie abbiano spostato totalmente l'inerzia a favore di Bologna che ha vinto meritatamente questa partita. Dall'altra parte io voglio fare i complimenti alla mia squadra che comunque, ripeto, ha giocato contro la squadra favorita e ha giocato a testa alta contro una grande squadra. Domande? Coach, come ti spieghi questo turnaround da una partita all'altra? Cioè, per esempio Casale, Lignano, oggi con la Fortitudo avete fatto una grandissima prestazione. Prima della partita con Casale c'era stata un'altra prestazione, diciamo, non memorabile. Ecco, come ti spieghi questi... Alti e bassi. Sì, cioè, anzi, no, come ti spieghi? Come me li spieghi? Perché non li capisco io. Ma sai, quando tu entri in uno tunnel particolare, una squadra entra in un tunnel particolare dove fa un filotto di sconfitte per diverse situazioni e per episodi sfortunati e perché comunque ce la siamo andati a cercare. Al momento in cui sbagli determinate cose, anche le cose più semplici, incominci a perdere anche un pochettino di fiducia e ti incominci a inventare il fatto di vincere la partita da solo. Invece in questo sport si gioca di squadra, e dal punto di vista difensivo e dal punto di vista offensivo. A noi ci è capitato a Legnano, ci è capitato gli ultimi minuti contro Bologna di affrettare dei tiri. E quando tu affretti dei tiri o hai talento e quindi hai grande facilità realizzativa o sei solido dal punto di vista difensivo. Il problema è che quando al momento in cui tu affretti dei tiri non c'è un grande bilanciamento difensivo e concedi comunque alla squadra avversaria dei facili canestri in contropiede. Quello che è successo per esempio oggi, ma soprattutto nel terzo quarto di Legnano. Dall'altra parte credo che dal punto di vista difensivo, dal punto di vista tattico, li abbiamo rallentati un pochettino, utilizzando zone press, facendo zona, cercando di coprire il posto alto, sfidandoli al tiro da tre punti, però dopo c'è anche un'altra componente che è il tagliafuori difensivo, dove lì ci siamo. Abbiamo concesso a loro un po' troppo dei rimbalzi offensivi e quindi gli dai la possibilità di avere dei secondi possessi. Però in questo momento io che conosco bene la mia squadra, il male più grosso è questo. E quindi cercherei di giocare per 40 minuti, cosa che comunque non è semplice. Domande per il coach? Matteo, ti voglio sempre Ciao, bene. ciao, anch'io, complimenti. Grazie.
Facciamo una cosa. Grazie. Me la dedico magari, eh. Prima a tua moglie. Alla Santa Donna. Arrivederci. Coach Bonicioli, una ottima partita, la squadra che non ha sentito particolarmente la pressione di dover vincere, ha gestito con maturità la prima fase della partita e poi quando c'era da spingere sull'acceleratore lo ha fatto. Sì, sono d'accordo sulla, diciamo, sull'atteggiamento molto maturo che abbiamo avuto. Credetemi, non sono... Sembra spesso che noi allenatori ci scambiamo i complimenti così perché c'è sta scritto nel manuale della buona intervista, ma la realtà è che Trapani ha giocato una gran pallacanestro, rallentando il nostro ritmo, come ha detto giustamente Ugo, alternando le difese, abbiamo tirato male da tre punti, possiamo far meglio, però quando la squadra ha una sicurezza nella difesa che abbiamo costruito attraverso mesi di lavoro, sai di poterti permettere di sbagliare anche un tiro da tre punti senza che succeda niente di grave. Gli ultimi 10 minuti difensivi contro una Trapani che, per due ordini motivi: primo, perché una rotazione sicuramente più corta della nostra; secondo, perché a viaggi invertiti vorrei vedere come avremmo giocato noi, perché insomma, loro sono arrivati alle 6 del mattino in albergo, 6:30 del mattino dopo un viaggio incredibile causa questo maltempo fortissimo che c'è stato. Vorrei vedere rigiocare una partita un giorno con noi che partiamo a Trapani e loro che partono a Bologna, quindi onestamente a maggior ragione una qualità di prestazione altissima che d'altra parte io conoscevo, perché l'anno scorso quando non ci qualificammo per le finali di Coppa Italia andammo una settimana a Trapani in ritiro alternandoci sul campo del loro palazzo e quindi ho visto Ugo lavorare e so che un allenatore le cui squadre sono molto organizzate, con idee molto chiare. Per quello che riguarda noi sono molto contento perché si continua, io non che debba togliermi dei sassolini perché non me ne frega proprio meno di niente, ma si continua a pensare che noi non siamo tattici, invece continuiamo a essere molto tattici, nel senso che in ogni partita facciamo delle scelte chiare che, avendo ormai costruito un'identità difensiva, ci vengono date anche dalla capacità di lettura dei giocatori. Quindi abbiamo sostanzialmente tolto dalla partita Renzi, che è la loro prima punta offensiva, raddoppiandolo e rischiando qualcosa. Dopodiché è chiaro che contro di noi, fermo restando che Mollura è un giocatore super e nella presentazione delle qualità individuali degli avversari avevamo segnalato questo ragazzo, ma a noi è capitato che, non so, viene da noi Udine e Nobile che fa 3 punti in media partita e fa 26, cioè troviamo sempre un giocatore che trova contro di noi delle extra motivazioni. Oggi lo è stato Mollura, hanno finito il primo tempo con Mollura 4 su 4 e testa 1 su 1, cioè due ragazzi che venivano dalla panchina che hanno finito con 15 punti senza uno sbaglio, hanno tirato 3 punti, questo ci ha un po' penalizzato. Però la scelta tattica di raddoppiare nel primo tempo, che abbiamo tolto nel secondo, perché nel secondo invece siamo rimasti in accoppiamento singolo, soltanto fintando l'aiuto, ha tolto completamente Renzi dalla partita, che era il nostro obiettivo. Obiettivo raggiunto. Anche nel secondo tempo Renzi ormai era completamente fuori ritmo e quindi, avendogli tolto la principale fonte di gioco, anche altri eccellenti giocatori come Perry, come Jefferson, come Ganeto, come Viglianisi, avendo perso il ritmo, perché loro hanno tentato di rompere il nostro ritmo ma noi abbiamo rotto il loro, ci ha consentito nel finale, ribadisco, grazie alla nostra rotazione più profonda, grazie a un viaggio loro che è stato veramente un incubo, a raggiungere una semifinale contro l'unica squadra in Italia che sa di poter vincere contro di noi anche partendo almeno 28-15 minuti alla fine. Sì, e questo è una cosa, al di là del valore di Ravenna, che già di per sé è alto, perché se no non sarebbero semifinalisti come noi. L'ho detto ai giocatori, avrei preferito molto di più giocare contro le squadre dall'altra parte, perché non c'è nessuno in Italia che sappia di poter recuperare anche da quello svantaggio là. Allora questo è un piccolo, se di solito le partite partono 0-0, domani partiamo 1-0 per Ravenna, perché c'è questo imprinting che abbiamo consegnato noi con una gestione scellerata quando le cose andavano meno bene di adesso, e quindi sarà un argomento in più da affrontare con serenità nella preparazione della partita domani mattina e domani pomeriggio prima della gara. Per quello che mi riguarda sono contento perché non ho fatto danni e, sostituendo fra virgolette un grande allenatore come Stefano Comunzo, il rischio era altissimo. Se qualcuno vuol chiedermi qualcosa. Sì, io avrei due domande, sì. Se non sono troppe.
sono affari loro, però se ti ha un po' stupito l'eliminazione di due squadre, due città attaccare come Udine e Trieste, soprattutto lo scarto ampio con quale Trieste ha perso, e io leggo ogni tanto stadio, per cui sono un po' aggiornato sulla vostra, com'è il tuo momento adesso a Bologna, visto che l'ultima volta che ti abbiamo visto le conferenze stampa sono state piuttosto pirotecniche. Io sono, diciamo, sai, tu mi conosci da 20 anni e purtroppo io ho questa cosa che ogni tanto mi incazza. E quindi quando mi incazzo, nel senso, soprattutto quando il livello di sciocchezze che vengono dette sul lavoro dei giocatori, sul nostro, supera la soglia della tolleranza e della tollerabilità, insomma. Quando vedo, questa è una competizione difficile, lo dicevo in conferenza stampa l'altro giorno, è la mia tra Italia, Belgio, Kazakistan, è l'ottava Final Four 8 che affronto. Ne ho vinte 4, ne ho perse 2 in finale e 1 in semifinale, e io so che questa è una competizione nella quale vince non necessariamente la squadra più forte, e 2 settimane fa l'abbiamo visto, no? Cantù asfaltare Milano, ma la squadra più pronta. Siccome non conosco le scelte, diciamo così, metodologiche di Dalmasson in questo momento, perché per esempio parlo di noi, non parlo di Dalmasson, ma Nella folta schiera di commentatori che seguono la nostra squadra, molti pensano che sia un disastro, non abbiamo vinto oggi, perché giochiamo 2 partite che potenzialmente potrebbero diventare 3 in 3 giorni, avendo avuto la brillante idea di mettere il recupero contro Bergamo giovedì e poi andiamo di nuovo a Ravenna domenica. Quindi c'è chi sperava che andassimo fino in fondo, ma se avessimo perso oggi avrebbero detto che era colpa mia, che sono andato a rescare. Quindi siamo sempre no, che non si capisce mai cosa deve succedere. Adesso non va più bene nemmeno vincere. E ribadisco, io non so il momento di forma di Trieste, perché un allenatore che è primo in classifica, secondo in classifica come Dalmasson, può anche aver deciso di caricare adesso per essere più pronto più avanti. Quindi sono scelte tecniche e societarie che io non conosco, per questo, per quanto riguarda Trieste. Per quanto riguarda Udine, credo che aver giocato 48 ore fa contro Iesi non sia stato proprio il massimo per preparare una partita impegnativa come quella di oggi. Quindi credo che siano due situazioni molto differenti l'una dall'altra, che non compete a me valutare, se non con dei dati oggettivi, cioè 48 ore fa una partita combattuta fino all'ultimo secondo contro Iesi, 24 ore di recupero e poi un'altra partita dura, che se fosse andata avanti significava 4 partite in 5 giorni, che è una roba inaccettabile. E di converso, ribadisco, non so quali siano state le scelte metodologiche di Dalmasson rispetto alla forma. È chiaro che chi dei miei concittadini pensava che dopo aver fatto 11 su 11 si facesse 22 su 22, 33 su 33, 44 su 44, diciamo, si illudeva, insomma, no? Ecco. Basta. Dovete chiedermi ancora qualcosa? Sì, faccio una cosa io al volo. A me sembra di vedere questa squadra, ho l'impressione di vedere in questa squadra lo stesso carattere della squadra di 2 anni fa, però con molto più talento e molta più esperienza. Sono d'accordo con lei. Sono perfettamente d'accordo con lei. È una fotografia molto molto azzeccata dei due gruppi. Sono d'accordo con lei al 100%. Una cosa che non ti chiedo mai, come stai? Diciamo, potrei stare meglio, ma potrei stare anche molto peggio. E quindi sono contento, perché poi la pallacanestro mi dà anche energie. Il mese che ho passato non è stato, come ho già detto ieri a Bologna in conferenza stampa, molto semplice, perché ho fatto 2 cose completamente distinte l'una dall'altra, che hanno previsto 2 bombardate di antibiotici, cortisone. Io poi, siccome detesto lo sport, fisicamente sono una meba, e quindi non ero molto atleticamente preparato per sostenere un simile urto. Probabilmente adesso andrò in albergo, sputerò sangue per mezz'ora, ma insomma sono contento di aver vinto. Sì. Posso chiederti cosa è successo in panchina, che si è visto un elemento? Ma non so, c'era un signore... No, quello ve lo spiego io, è il proprietario, quel signore era il proprietario dei LED. Che, che ci sarà... Qualcuno avrà dato... ha dato un calcio. Allora si sarà... Si era alzato solo, ecco, per dire non dare calci, perché insomma, se avesse dato un calcio alla macchina, il proprietario della macchina sarebbe venuto a dire scusa. No, ve lo spiego perché l'ho chiesto. Va bene? Scusa la domanda. No, è fatto bene, almeno l'abbiamo chiarita. Siamo a posto? Grazie.